Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della nostra rubrica Bando alle Ciance. Io sono Giulia. Oggi parleremo di espressioni idiomatiche, modi di dire della nostra lingua che non possono essere tradotti letteralmente, poiché il loro significato si basa su figure retoriche e combinazioni lessicali. Il loro significato figurato permette di personalizzare la comunicazione e di capire chi siamo. Infatti, tutte le espressioni idiomatiche sono legate alla storia e alle tradizioni del luogo in cui si parla la lingua madre. Spesso i modi di dire non sono semplici da comprendere, proprio perché figli di determinati momenti storici, epoche e civiltà. Una cosa che mi dicono spesso i miei genitori quando faccio delle cavolate è: Giulia, se metti il carro davanti ai buoi. Mettere il carro davanti ai buoi significa infatti agire in modo prematuro, irresponsabile, creando delle difficoltà inutili. Tant'è che sarebbe impossibile mettere i buoi da traino dietro al carro che ha bisogno di essere trainato, giusto? Oppure un modo di dire che a me fa ridere, perché ho l'umorismo rotto ma dettagli, è quando si parla di prendere per il naso qualcuno. Non avevo idea di cosa significasse. Poi ho scoperto che questo detto deriva dall'abitudine di infilare nel naso dei buoi un anello metallico, attraverso il quale il custode può farlo muovere a suo piacimento. Vi è mai capitato di fare una cosa nel momento esatto in cui ne avete l'istinto? Così, senza pensarci su. Ecco, di punto in bianco. Di punto in bianco ci riporta all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Sulle mitragliatrici erano segnate tacche progressive per misurare l'alzo del tiro, e sotto le tacche c'era una riga bianca che indicava l'alzo zero, ovvero l'alzo immediato. È affascinante come, soffermandosi e analizzando più a fondo espressioni del passato che usiamo ogni giorno, si impari a conoscere piccoli dettagli della nostra storia linguistica, vero? Un altro modo di dire molto usato è mangiare la foglia. Ci sono diverse ipotesi sulla sua origine. Per alcuni risale al IV secolo a.C., in particolare all'episodio dell'Odissea, in cui l'eroe finisce prigioniero della maga Circe e l'unico modo per salvarsi è mangiare la foglia di moli, una pianta immaginaria. Così Ulisse prende coscienza della magia della maga e ne diventa immune. Altri sostengono che il detto venga dall'abitudine dei bachi da seta di mangiare le foglie per assicurarsi che siano commestibili. Altri ancora pensano derivi dall'abitudine dei pastori di assaggiare l'erba di pascoli per scegliere la migliore per il proprio gregge. È impossibile che qualcuno non abbia mai sentito dire piantare in asso. Piantare in asso significa abbandonare qualcuno, lasciarlo solo in un momento di difficoltà. L'ipotesi etimologica più accreditata è quella che deriva dal gioco di carte. L'asso nelle carte ha valore di 1, il punto più basso. Personalmente non conoscevo la variante più antica, ovvero piantare in asso, che deriva dal mito di Arianna. La ragazza aiuta Teseo a scappare e i due si rifugiano nell'isola greca Nasso e Teseo abbandona lì Arianna. Alcune fonti sostengono che piantare in Nasso sia l'espressione originaria e che con il linguaggio parlato la N sia andata a perdersi, diventando poi asso. In bocca al lupo è l'ultima espressione idiomatica di cui vi parlerò. Penso sia una delle più famose, ma dall'origine meno conosciuta. Ci sono molte ombre sull'origine di questo modo di dire. Alcuni pensano derivi dal francese en ben à l'opon, che significa letteralmente in bocca a una strada non pericolosa, al quale la risposta è fre, è necessario. Per la somiglianza fonetica, en ben è diventato in bocca, che si è evoluto in bocca, e à l'opon, lupo, è rimasto lupo, mentre cre è diventato crepi, intendendo il lupo. Concludiamo così la nostra rubrica Bando alle Ciance. Spero vi sia piaciuta, al prossimo episodio!